Allora, buon pomeriggio a tutti. Noi siamo i Green for Life, siamo 8 studenti della classe 4C del liceo Machiavelli di Pioltello. Arianna, Silvia, Chiara, Alessandra, Nicolò, Luca e Mattia. E purtroppo una nostra amica che non è potuta venire, che si chiama Elisa, che salutiamo. Ciao. Il nostro progetto si chiama Let It Be Green, che in italiano significa lascia che sia verde, e consiste in un negozio che venda prodotti non solo che facciano bene all'uomo, ma che non siano neanche dannosi per l'ambiente. Lascio la parola ai miei compagni che vi illustreranno nel dettaglio il progetto. Allora, abbiamo trovato una serie di prodotti che sono dannosi per l'ambiente. Il primo di tutti è lo zucchero, la cui coltivazione distrugge il terreno e ne modifica la composizione. E inoltre implica un grande spreco di acqua. È facilmente sostituibile con miele, che è molto nutriente, zucchero di canna e sciroppo d'acero, che è molto adatto per le bevande e i dolci. Inoltre gli alimenti confezionati, che implicano un grande spreco inutile di imballaggi, che nel nostro negozio saranno sostituiti con alimenti sfusi, come per esempio latte, cereali e acqua, e inoltre gli alimenti non locali, che comportano sprechi di carburante, che verranno invece sostituiti con frutta e verdura di stagione e alimenti a chilometro zero. Per quanto riguarda la tempistica, pensiamo di poter realizzare il nostro progetto e quindi avviare il nostro negozio circa un anno dalla nostra idea. I costi invece riguardano l'arredamento del negozio, gli impianti per l'ecosostenibilità, ad esempio i pannelli fotovoltaici, lo stipendio degli impiegati e le merci acquistate. Invece appunto i ricavi saranno costituiti appunto dalla vendita dei nostri prodotti. A questo punto volevamo parlare di quali sarebbero gli impiegati. Avremmo un biologo nutrizionista, poi avremo un esperto di ecosostenibilità, un personale addetto alla vendita dei prodotti, un contabile e un esperto di marketing. Io mi soffermerei soprattutto sul biologo nutrizionista, che è colui che si occuperà di controllare i prodotti in vendita e le loro confezioni, che non saranno ovviamente dannose per l'uomo. Il nostro obiettivo non è solo quello della vendita di certi tipi di prodotti, ma anche quello di costruire un negozio che sia interamente green e il più possibile ecosostenibile. Per questo utilizzeremo dei sacchetti biodegradabili e utilizzeremo un impianto fotovoltaico per la produzione di energia. Inoltre utilizzeremo lampadine a basso consumo e offriremo degli incentivi per tutti i lavoratori che raggiungeranno il negozio con biciclette o con i mezzi pubblici. A questo punto ci siamo chiesti quale potrebbe essere la nostra tipologia di clientela e abbiamo pensato inizialmente alle famiglie, dal momento che ormai i genitori sono molto attenti a dare un esempio ai propri figli e quindi pensiamo che le famiglie comprando nel nostro negozio possano dare un buon esempio ai propri bambini. E poi pensiamo anche che uno dei nostri maggiori clienti possono essere i giovani, dal momento che ormai i giovani sanno che la terra va lasciata così come l'hanno trovata, sono molto vicini al problema dell'ecosostenibilità e quindi pensiamo che vogliano contribuire alla causa anche comprando prodotti green ed ecosostenibili all'interno del nostro negozio. Ci siamo anche però resi conto che la realizzazione del nostro progetto implicherà delle difficoltà, in primis il costo elevato dei nostri prodotti per i clienti, che deriva dal fatto che per il gestore procurarsi questi cibi alternativi è più costoso che procurarsi invece un cibo più diffuso e più dannoso. Inoltre il nostro negozio non permette di fare una spesa completa ma solo settolare. Noi offriamo infatti l'alternativa solo ad alcuni tipi di cibi e quindi questo restringe anche la nostra clientela. È molto più conveniente per una famiglia fare una spesa in un supermercato più ampio. Però invece fare la spesa nel nostro negozio avrebbe un impatto sull'ambiente a non sottovalutare. Per concludere, vi ringraziamo tutti per l'ascolto e vi informiamo che se credete in questo progetto quanto ci abbiamo creduto noi, potete seguirci sulla pagina Facebook. Grazie.